La nostra passione per le foto naturalistiche ci porta in Slovenia. Siamo nella zona di Loški Potok, circa 100 km dal confine italiano. Soggiorniamo a Retje, presso Gostišćana, una locanda con camere. È un territorio molto verde, che alterna prati a boschi, zone ancora poco contaminate, che subito ci fanno capire che siamo arrivati nel posto che cercavamo. Nel primo pomeriggio la guida ci porta alla postazione per avvistare gli orsi. Causa pandemia non possiamo salire in jeep con lui e lo seguiamo con la nostra auto. Entriamo in un bosco di faggi e conifere e raggiungiamo a piedi i capanni d'avvistamento per gli orsi. Dopo aver preparato la postazione, veniamo lasciati soli nei capanni per 5 ore di avvistamenti. Dopo 4 ore di paziente attesa in totale silenzio, arriva una vecchia femmina di orso bruno con il collare. Nei primi minuti di avvistamento bisogna stare immobili dentro la casetta e non fare il minimo rumore, neanche quello dello scatto fotografico. Il secondo giorno veniamo accompagnati a delle casette di avvistamento nel bosco rialzate. Anche questa volta, dopo una meticolosa preparazione, veniamo lasciati nelle casette in completo silenzio ad osservare la natura. L'attesa è breve, giusto il tempo di preparare l'attrezzatura e una mamma orsa con due cuccioli arriva. È molto importante non fare rumore, perché sebbene gli orsi siano abituati a trovare il cibo e per questo si intrattengono davanti alle casette e si fanno fotografare, sono sempre molto attenti a tutto quello che avviene intorno a loro e al minimo rumore sospetto si allontanano. Seguendo il cibo, si avvicinano sempre più alla nostra postazione e rimaniamo senza fiato ad ammirare questi grossi mammiferi onnivori.
Qui gli orsi vengono attirati con il mais davanti alle casette. Ma la loro dieta è molto varia. Si basa su carne, frutta, erbe selvatiche, verdure, radici, miele e perfino le formiche sono importanti. In questi boschi gli orsi coabitano con molti altri animali, tra i quali volpi, lupi, linci, rapaci, procioni. Ma l'unico animale veramente temuto dai cuccioli di orso è il maschio di orso bruno. Potrebbe infatti ucciderli per accoppiarsi nuovamente con la femmina. L'orso bruno ha un olfatto eccezionale. Secondo alcuni esperti, riesce a percepire certi odori anche a 20 km di distanza. L'olfatto è essenziale per trovare cibo e per relazionarsi con gli altri orsi. L'orso, nonostante le sue grandi dimensioni, si mimetizza molto bene in questa foresta. In alcuni periodi dell'anno, in Slovenia, gli orsi sono cacciati e forse proprio per questo hanno sviluppato una grande capacità di rendersi quasi invisibili. Un animale plantigrado, in quanto, come l'uomo, appoggia l'intera pianta del piede sul terreno. La zampa posteriore dell'orso lascia un'impronta molto simile a quella dell'uomo, con la differenza che il quinto dito dell'orso, ossia quello esterno, è il dito più grosso. La zampa anteriore non poggia completamente in terra e risulta più larga rispetto a quella posteriore. Prima di lasciare la foresta slovena, abbiamo la fortuna di vedere anche un maschio di orso bruno. La Slovenia è stata una grande esperienza naturalistica. Speriamo di tornarci presto.